Benvenuti ragazzi su canale PG Sony Games, buona domenica, video dedicato a Konami, come vi ho detto ieri nel weekly del faccione, insomma avete visto, andatela a vedere perché ho analizzato un po' la situazione dei giochi di calcio in previsione di quella che sarà la nuova stagione, un po' prestino, qualcuno ha detto, ma giustamente bisogna incominciarci a parlare. A proposito, poi nel pomeriggio verso le 4:00-4:30, non mi ricordo quando l'ho programmato, ci sarà un episodio molto simpatico su Foot, quindi FIFA, la concorrenza. Ci sarà appunto l'ospitata dell'amico Gabriele che giocherà con la mia squadra. O più o meno la mia squadra che uso in Foot, e quindi ne vedrete delle belle. Sarà un video molto simpatico. Poi Gabriele sarà presente anche martedì con l'episodio dedicato sempre a FIFA per quanto riguarda la carriera del Como. Quindi ragazzi, non perdete anche il video di oggi. Allora, oggi episodio dedicato, andiamo velocissimi perché voglio registrare velocemente, perché oggi sono pieno di impegni, quindi ho detto vabbè, proprio volevo esserci. Infatti uscirà verso l'una il video. Vediamo un po', entra dettagli. Questo invece cosa c'ha? 50 monete, ok, va, entra, giochiamo con questo, punti minimi 1, giochiamo online. Condividete un'edizione? No, allora niente online. Dicevo, continuiamo con questa Spanish League, proviamo il opzioni partita, cambiamolo, mettiamolo così si gioca un po' meglio. Allora, questa è la schema di gioco, giochiamo con Kane in porta, Van Dijk che sarà appunto il protagonista dell'episodio, la difesa quindi, Rudiger, Pavard, Robertson, Rabiot, Casemiro, Renato Sanchez, Messi, Kylian Mbappé e Lewandowski. Questa sarà la squadra, a prescindere anche dalle valutazioni, con la speranza che il buon Virgil non sia scarso. Gioco contro l'Elche BV, squadra spagnola di Serie A, come sapete, e il loro stadio è sempre il solito. Vediamo un po' la divisa di casa di loro, verde. Ok, noi si gioca con quella bianca, vai, si cambia un po' così si vede qualcosa. Oddio, anche loro c'hanno la maglia bianca, vabbè. Allora, andiamoci a vedere, eccoci, Virgi con la freccia lì giù, quindi ovviamente, ottimo, Renatone con la freccia lì giù, Virgi con la freccia lì giù, quindi vediamo come si comporta anche con la freccia lì giù. Purtroppo lui è il protagonista e non possiamo. Andiamo avanti velocissimamente e vediamo che cosa succede. Allora, Virgi ovviamente con la freccia lì giù non è rossa, ma vuol dire che è fuori fuori. Sapete tutti, questo purtroppo è quello che succede. Maglia bianca, sì, lo sono verde, si vede. Vai, vediamo un po' Virgi. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino. Se li giri intorno la vedo dura. Che complesso. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci... Mbappé! Oh, subito gol. Ragazzi, c'è una differenza abissale tra superstar e campione. Ma come c'era anche in PES, perché ho fatto qualche partita in superstar, partite molto tirate. Ovviamente per fare questi video volevo qualcosa di un pochino più, diciamo, una via di mezzo tra un impegnativo e non, anche soprattutto più che altro perché, soprattutto perché appunto Virgi c'ha questa freccia all'ingiù, ma insomma comunque c'è una netta differenza, non è un passaggio. Ora qui vabbè, ha rubato molto bene, poi Kylian si è trovato il pertugio e gol lo fa, però prima appunto c'era parecchio giro palla con squadre poi modeste, perché poi non si sta giocando con il Real Madrid o con il Barcellona. Fallo, giusto fallo. Intanto comunque ragazzi, non perdetevi poi l'appuntamento, se non l'avete, di giovedì prossimo ci sarà appunto il solito, il giovedì di PES, dove parleremo un attimino di quello che... anche se l'intesa è 100, però ragazzi, porca miseria, si sono dati a Vicenza noia. A Vicenza? No, a Vicenda. Dicevo appunto, non perdetevi l'appuntamento di giovedì, dove appunto faremo un'analisi. Vai, Kylian in difesa, va in porta, dagliela, bravo, sotto. Adesso sto usando il Messi
del pacchetto, quello dedicato, non è quello regalato, no? Il Messi mondiale regalato. No, non ci posso credere. No, via. Virgil. Aveva fatto fallo, ma nei confronti di chi? Un calcio di punizione. Fatto lui fallo. Ragazzi, già in fuori forma, però ragazzi, credevo che fosse un giocatore più come posso dire, un po' più presente. Ora lasciamo perdere che ora c'ha la freccia, però ci sono dei giocatori che anche se hanno la freccia lì giù. Lewandowski. Bravo Messi. Mbappé. Omar Mascarell. Gran prova di forza, palla recuperata. Sì, ma lui c'è o non c'è? Decisivo. E mi sembra ubriaco questi ultimi. Ora io non so se è l'ultimo aggiornamento. Io non ci ho più giocato, quindi ho giocato poco. Avete visto, no? I video che posto sono uno alla settimana sulle partite. Però questo. Bravo. Renato Sanchez. Ci ha provato, dai, ci ha provato, l'allenatore ci ha provato, un altro bel giocatore, eh? Ora poi dedicheremo anche a lui un episodio, ci sono diversi giocatori a cui voglio dedicare un episodio per analizzarlo. Fallo netto, non c'è. Comunque per ora Virgil è assente dal gioco, quando è stato presente ha fatto fallo, ma il capolino beccava la munizione, quindi un buon senso non è. Senti, c'è sempre il compagno più indietro. Contro una difesa così ben organizzata, bravo, c'è davvero poco da fare. Renatone. Provano a partire in velocità. Vai, Rabiot. Riceve la palla. Messi. Ottimo passaggio. Sbagliato tasto. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Sotto, sotto. Respirare. Un sotto, bimbi. Erano in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto. Ci penso io, mister. Ci penso io. No. Dov'è Virgil? Dov'è Virgil? Rientra Virgil. Riopera. Non sbaglia. Riopera. Non riopera. 1-1. 1-1. Non recupera. Impressionante. Un gol d'accademia. Da mostrare. Vabbè. Qui, purtroppo ho voluto switchare su Virgi, ma era troppo lontano, non ce la facevo. Ho sbagliato. Se l'è meritato. Perfetto a parità dunque. Beh, direi che questa partita vale tutto il prezzo del biglietto. Arriva la palla, interrompe l'azione. Si libera della palla ed evita complicazioni. Bravo. Messi trova il compagno in ottima posizione. No, cosa ha preso il portiere? Non ci credo cosa ha preso il portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbaglia. Voglio rivedere questa, ma cosa si ha preso? Cosa si ha preso? Bel passaggio di boom. Di petto. Treno. Troppo alto. Riesce ad intercettare. Gliela levi. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Pressing alto, poi dopo non ce la fanno più. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Ci prova con un pallone profondo. Virgi, va di sotto. Sfruttare il movimento largo sulla corsia esterna. Ma è falloso. Scorretto che non sfugge. Certo, butta fuori. Un altro fallo di Virgi. Boh. Non lo so se era fallo. L'ha munito? No. Falli va. Tutti lui, eh. Meno male Rudiger. Errore. Ma errore a caso proprio, eh. Pallone morbido verso la fascia. No, lo sapevo, Virgi, non ti sei lasciato stare. No. Passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Ecco Lewandowski. Si destreggiano con un buon possesso di palla. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Poi. Oh, via, anche loro fanno qualche errore. Hanno ottenuto un fallo laterale. Allora.
Dagliela. Rabiot. Corto, troppo corto. Dove vai, Virgil? Conquista palla da pericolo. Beh, questo è un poi c'è cioè, piedi arranco. Indiscutibile. Rientra, rientra, Virgil, rientra. Cosa ci fai lì all'attacco? Cosa cacchio ci fai? Vince il duello, la fa sua. Mamma mia. Pallone interessante, in verticale. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Dos minutos de descuento. Omar Mascarell oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Lewandowski, occhio alla conclusione. Oh, bello questo gol di Robert. 2-1. Abbiamo rimesso il muso davanti. Bella partita però, non è brutta. Bella partita, bella partita. Eh sì, qui diciamo che la giocata del campione ha fatto la differenza, devo essere sincero, perché qui poi abbiamo avuto fortuna che palo esce. Rivediamolo sto gol con Caparvietà, è riuscito a riprendere la palla, poi qui colpettino e poi tiro, l'ha piazzata. 2-1 e finiamo più tempo avanti. 2-1 per ora. Virgil, è da tutte le parti, però oggettivamente fa più falli che altro. Però ora vediamo che cosa gli dà il computer alla fine della partita, vediamo che cosa gli dà, perché oggettivamente allora abbiamo fatto 4 tiri di cui 3 in porta, 4 falli, io credo 3 l'ha fatti lui. Ci giochiamo con sempre i soliti, allora vediamo poi dopo il tempo se ci richiede il cambio qualcuno. 2-1, gran bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà. Si riprende con il secondo tempo. Hanno aumentato il giro del motore, Luca, guarda come pressano. Sì, Fabio, l'intensità del pressing è cresciuta tantissimo. Nei gioielli di famiglia. Stanno provando ad aggredire gli avversari per conquistare allora rapidamente il pallone e ripartire velocemente. Bravo, Virgil. La loro filosofia mi sembra chiara adesso. Devono solo cercare di tenere alta la lucidità ed evitare di sprecare. A caso questi passaggi. Ecco Lewandowski. Palla filtrante per Messi. Errore qui, pallone sprecato. Cioè lui aveva già visto che c'era l'errore? Non può sbagliare. Non era fallo, niente. Mbappé. Il Genoa recupera la palla e si prepara a reimpostare. Di botte. Spazza il più lontano possibile. Da, perché un tiri? È un assedio, è un assedio. Non riesce a mantenere il possesso. Prova a verticalizzare. Lewandowski. E ora deve concludere. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Ecco il tiro. Dio benedetto, ragazzi, però stiamo legittimando il 3-1, il 2-1, Ha reagito distinto con rapidità. Muoviti. E loro secondo gol. Allora, tutti aria piccola. Bloccati a uno. Tutti dentro. Non ci è arrivato. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Sotto, sotto. Stiamo facendo un pressing. Addio. Virgil. Beh, questo è un passaggio. Mamma mia. Fallo, meno male. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 40. Vai, Virgil. Será reemplazado por Mbappé. Si fa era buona l'idea. Giusto, al momento giusto. Allora, noi con questo pressing si fanno confonderlo, però bella partita. Lewandowski. Che pallone Renato addio. Sanchez. Avanza. Scusate. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Prova la verticalità. Era buona l'idea, ma non ci è arrivato mai.
Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Mbappé, Messi. Ah, la piazzata. E la difesa può tirare un sospiro di sollievo. Guarda, comunque, tutto in difesa questi. Sotto Messi. Boia. Se ne va. No. Virgil. Prova di forza. Bravo Virgil, oh, ottimo intervento. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così possono tornare in partita. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Esatto, Fabio. Ma facciamolo sto terzo colpo così siamo tranquilli. Prova a darla profonda nello spazio. Virgi fa tutta la fase difensiva, fa tutto lui. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio. Rudiger, ragazzi, ultimamente è peggiorato. La manovra. È peggiorato. Colpisce il pallone. È peggiorato. Eh sì, è un errore suo, è nato il 2-2. E Dure si attaccava 2-2. Oh, lo sapevo. Ti ho detto, facciamo il terzo gol e se ne parla più. Guarda, ma l'errore è di Rudiger. È un suo errore, vedi qua qui. Ah, Virgil non ce la faceva stavolta. Rudiger, ragazzi, sta peggiorando. Molto peggiorando. E che dura, dura il segnale. Questi sono tutti. Evidentemente era esatto. Una necessaria. Tutti in difesa. Nuovamente in parità. Se ne è sostituito mai. Questo gol darà loro una grande spinta. E se adesso provassero a vincere la partita? Niente, non gli si leva la palla. Boia. A sinistra con il passaggio. Rudiger mi dà una preoccupazione. Bravo, stavolta ha fatto bene. Palla filtrante per Messi. Mbappé. Palla filtrante per Messi. C'è il tiro. Ci mette una pezza. Nostra, sotto. Manca 10 minuti. Rabiot. Ah. Decide di giocarla alle sue spalle. Lui è un altro errore. Una rimessa laterale. Bravo. Palla filtrante per Lewandowski. Opta per la scivolata e ha ragione lui. Palla filtrante per Messi, palla filtrante per Lewandowski. Ma non c'è nessuno sotto. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo. O forse il colpo di mano. Non gliela levi. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Ulteriore. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Libera il compagno meravigliosamente. Passaggio fantastico. Ha spazio per il tiro. C'è spazio per calciare. Le botte. Ah, peccato. Finita 2-2, ragazzi. Che partita, mamma mia, che partita! No, ma siamo stati scarsi. Allora, analizziamo un attimino il nostro amico Van Dijk. La tua opinione sulla gara. A Robert hanno dato il giocatore migliore perché effettivamente ha fatto un bel gol. Allora andiamocelo a vedere. Allora abbiamo fatto dunque 7 tiri di cui 4 in porta, 4 falli, si rimangono quelli. Nel suo tempo ha giocato un po' meglio. Vediamo un po'. Allora Van Dijk 5 e mezzo. Diciamo che non sono molto d'accordo del 5 e mezzo, perché sì, qualche intervento l'ha fatto buono, qualche altro un po' meno, però lo stesso voto di Rudiger non glielo darei, perché Rudiger secondo me è stato il peggiore in porta, il peggiore in campo. Anche Oliver non è che abbia fatto una grandissima partita, strepitoso Lewandowski, ma strepitoso un po' tutto il reparto avanzato. Anche Messi ha giocato una grande partita, e Renatone, e Mbappé, insomma, purtroppo è mancata la difesa. Van Dijk io direi sì, più un 6. Ecco, se a Van Dijk si dà un 5 e mezzo, a Rudiger un 5 o forse anche un 4 e mezzo. Confermo Oliver un 5 e mezzo.
Che dire, ragazzi, Van Dijk è un giocatore che costa circa 450 crediti, mi sembra, la carta base. Maxata può arrivare tra i 96 e i 97, dipende un attimino dal stile di intesa con cui voi giocate. È un giocatorone grosso, alla pari di Rudiger, però ovviamente avete visto oggi con contro il computer livello campione, che poi non è poi il top. È vero che io non sono un grandissimo giocatore, però era per provarlo il giocatore, quindi non potevo mettere troppo alto. E non ha fatto una grandissima figura. È vero, dalla sua c'aveva la freccia arancione verso il basso, e quindi andrebbe riprovato con la freccia verso l'alto. Però non mi ha dato una grandissima, cioè ci sono difensori molto più, almeno tra quelli che io ho provato, molto più affidabili. Cosa negativa, Rudiger mi ha veramente impressionato in negativo. Forse anche il fatto di avere accanto un giocatore come Rudiger che non recuperava palla, quindi Van Dijk doveva fare il doppio ruolo, no? Doppio difensore, potrebbe essere stato anche questo. Comunque, ragazzi, io che dire, io lo prenderei a prescindere, se ci avete 490 crediti o 450, non mi ricordo quant'è il suo valore di mercato, prendetelo, perché magari con un po' di pazienza, inserito in un certo contesto, ovviamente un giocatore come lui fa sempre la differenza. Oggi non l'ha fatta, e quel 5,5, se è paragonato a Rudiger, no, ma 5,5 della sua prestazione io glielo do. Rudiger non 5,5, ma 4,5, 5. Io vi saluto, ragazzi, vi do appuntamento, come vi ho detto, per quanto riguarda il football, giovedì, con il giovedì di PES, ormai lo chiamo così, anziché è football. Nel pomeriggio alle 4 e mezzo c'è un nuovo appuntamento con l'amico Gabriele. Domani se riesco sarò presente con il nuovo episodio, credo che sia l'ultimo o il penultimo, di Resident Evil. Vediamo, ragazzi, devo trovare tempo per poterlo registrare. Io vi saluto, vi do appuntamento alle prossime. Ciao!